Ho conosciuto tante donne che vanno in giro dicendo: ma sai, l'uomo all'inizio fa tutto il brillante, dopo un po' è di una noia. Bene, queste ragazze vanno in giro dicendo la verità, la schifosissima verità. Allora l'uomo, consciamente o inconsciamente, quando è single, papapam, papapam, esce tutte le sere a discoteca, uè ciccia, brillante, Formentera, Ibiza, cinema, teatro, beh, piace tutto, gli interessi, ma va, cazzo me ne frega del calcio, papapam, viva la vita, io sono così, sono nato brillante, papapam. Dopo 6 mesi, 1 anno, divano, PlayStation, Champions League, birra, copare, dormire, mangiare. Tra l'altro mia madre sostiene che l'uomo sia poco più che un animale, appunto, che vuole solo mangiare, dormire, scopare. Io trovo che sia offensivo nei confronti di tanti animali. Occupato, se non siete brillanti, siate quel che siate. Non dovete essere per forza fighi. È bello quando siamo quello che siamo. Ciccio, innanzitutto c'è da dire che se ti presenti così come sei non ti piglia un cazzo di nessuno. Ma l'inganno, fate pena, ingannate voi stessi. Poi la donna purtroppo se ne accorge. Ora, cosa può fare la donna quando si accorge di questo? Tradirlo, A, B, lasciarlo immediatamente. E non pensate che cambierà, non può cambiare. Per farglielo capire dovete lasciarlo. Pa pa pa! E lui tornerà immediatamente, dicendo che ha capito, non ha capito un cazzo. Cioè ha capito quello che voi gli avete spiegato, ma dentro non è cambiato. Dopo un mese è pronto a rifare la stessa cosa. Pa pa pa! Non gliene frega un cazzo di quello che dite. Quando parlo lui fa sì sì con la testa, ma non gliene frega un cazzo, è stufo, è stanco. Ha le sue 2 o 3 cosine del cazzo nella vita, tipo fantacalcio, Champions League e lavoro. Da quelle 3 non ce la fa ad uscire. Occupato! Ora, quando vi accorgete che il vostro uomo non ha più la minima attenzione, per fargli capire che avete cambiato look dovete farvi i capelli rasati o viola, per farvi ascoltare dovete sbattergli qualcosa in testa, beh, alla fine, accettatelo, anche voi non dovete continuare a stare insieme. Prima lo tradite, poi lo mollate. Lui imparerà a stare solo, a riflettere sui suoi errori, e poi la vita gli darà un'altra possibilità. E lì dovrà dimostrare se ha capito o non ha capito. Sono tutti così? No, non sono tutti così. Ascolta, caro il mio antropologo, come si fa a scoprire se uno ti piglia per il culo o no? Cercate di indagare sulla sua vita, come si comportava prima di incontrarvi, perché dopo un po' l'uomo del pim pim pim, pim pum pam, non ce la fa più, basta qualche mese. Osservate quello che è e non quello che dice di essere. Vuoi fare un test al tuo uomo? Invitalo a cena alla finale di Champions League, se casualmente suo padre è malato e ha un figlio di puttana. Perché se voi volete innamorarvi e quindi il primo che passa ve lo fate andare bene, senza stare a guardare, beh, la colpa è anche vostra. Allora facciamo così, la morale di questa storia è la seguente, eh? Che è meglio ritrovarsi un babbo subito che ritrovarsi un babbo domani!